siamo insieme a delle deliziose presenze, grosse, alte, altissime. Ciao ragazzi, come va? Oh, 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 Merry Christmas! Santa Claus da una parte, lui è... Francesco dall'altra. Francesco, lo vedo piuttosto armato. Noi sapete cosa facciamo? Mentre ci stirano fra un attimo, noi passeggiamo e io cerco di interagire con i nostri amici che passeggiano nel centro di Ariano Irpino. Una serata splendida, un po' ventosa, però vi devo dire la verità. Scortato da due signori così blasonati, è veramente un piacere. Allora ragazzi, prima di tutto, è freddo lassù? Abbastanza! Qui su nevica! Nevica! Qui! Continuiamo, li vediamo belli pimpanti, sono anche pettinati. Guardali là! Oh, 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 signora, buon Natale! Benia, Crisma! Non ci posso credere, sono Babbo Natale! Oh, 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 oh. Ragazzi, calma. A capo! Scusa, che mi hai detto un bel signorino? Guarda, tu con gli occhiali, non credo che la mia non è un bacetto. Non fate gli occhiali. Ha rinunciato per un bacetto. Tieni, caramella mozzi, tieni. Era caramella sugo, bravo. Vieni qui. Bravo. Vieni qui. Yeah, se no si offende, dagli la caramella, bravo! Oggi ci diamo al teatro. Non sei Mussolini comunque. Bravo. Io presumo di essere una Montecchi. Ah, ma io sono la femmina, giusto? Mi sono Giulietta. No. Ce la puoi fare? Sì, Chuck 3! Si gira. Io presumo di essere una Montecchi. E non metterò mai il mio sangue, appoggerò le mie labbra verso un capuletto. Anche se... Giulietta! Giulietta! Rinnega tuo padre! No! Rinnega tua madre! No! Rinnega il tuo cognome! No! Oh, 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 oh. Sono Babbo Natale! Questo matrimonio non c'è da fare! L'unica cosa che posso fare è ti posso buttare sulla mia treccia. Vai a prenditi, Romeo! Vieni! Signora, si trova lassù! Portate un caffè! Questo cavolo di magia, tu non lo vai a vedere! A dormire, è tardi! Ma dove vado? Venga qui! Dai, che vedere ci sta da fare oggi? Lo spettacolo di magia, poi il resto è chiuso! Vieni qui, ho anche... Il portafortuna! No, aspetta! Non la picchiare! Sono Babbo Natale! Hai fatto il buono quest'anno? Come no? Fai una cosa. Allora scendi! Non è stato buono, buttati. Premi il naso per scendere, vai! Lascialo stare! No, si sta rubando le scarpe! Ragazzi! Lascialo! Lascia il naso, muore, vengo! È arma batteriologica! Mettila, scappa! Ma se sei mettere le scarpe da solo, dico io! Vabbè, scendi piano piano, poi ti diversi, dammi la manina, non ti preoccupare! Ridai la scarpa al pupo! Salta! Dai la scarpa! Siamo senza eco! Non lo sa che le assomiglia la moglie di Mastella? No. Non è un compagno. 1, 2, 3, prova, test. 1, 2, 3, prova, microfono, test. Ci manca Fiorenza. Fiorenza, vieni! Fiorenza. Ah no, quella è di padre, lascia stare Fiorenza. Fa le sue cose. Ora il microfono, anche. Il taglia unghie! 1, 2, 3, test. Ancora solo. 1, 2, 3, prova, microfono. Di più. Cominciamo. Beh, io sto davanti però adesso. 1, 2, 3, test. Quella con maglione bianca è l'animatrice! Fermo! Intanto
Siamo sempre qui in piazza Plebiscito. Abbiamo un... abbiamo un Santa Claus che probabilmente ha mangiato pesante e quindi... e quindi... cosa ha mangiato oggi Babbo Natale? Le castagne? Sì. Niente, per arrivare qua da Ariano Irpino ho saltato il pasto. Da lontano vengo, capì? E quindi mangia il fuoco adesso lei? È un pasto molto calorico per chi abita in zone fredde, insomma. Allora, Santa Claus... fuoco! Perché mi metto vergogna! Chi si sta colpendo, capito? Che ha offerto insieme naturalmente al comune e agli altri sponsor questa manifestazione. Applauditelo, applauditelo lo sponsor, perché senza lo sponsor... bene, una magia con la quale ho cercato di stupire anche i colleghi maghi. State attenti, se il vento ce lo consente. Siamo a Natale, tutti vogliamo fare dei Mister regali. Sì, chi è? Mister Sayibu? Chi è? Chi è? Ma lei vive solo in un mondo fatto di sogni. Eh sì, perché non ci mostra qualcosa di più reale, concreto? Concreto, e dice il signore, dai, fa freddo, faccio vedere qualcosa di concreto. Proviamo, dei pezzettini di carta bianca. Abbiamo una sola banconota nascosta? No, assolutamente. Abbiamo 5 banconote da 500 euro. Le facciamo anche vedere. E voilà! Amici miei, siamo sempre qui ad Ariano Irpino, lo spettacolo è bellissimo, continua, intanto adesso c'è il mago sta facendo divertire i bambini e non solo. Io voglio finire questo spaccato, questo trailer, questo spot per quanto riguarda il 25 dicembre qui ad Ariano Irpino con le castagne. Abbiamo cominciato con le castagne, stavolta la castagna è fredda. Io vi ringrazio, Media Ariano, Agostino Vitillo e tutti noi ad Ariano Irpino vi auguriamo, cercando di aprire questa castagna, forse vi auguriamo un Natale, anzi il Natale è andato, ma il resto delle vacanze, se volete divertirvi, venite qui ad Ariano Irpino, ci sono tante belle cose, quindi stasera Bigue vi saluta, Ariano su.